Danila Santacchè nella bufera, o se preferite Danila Santanchè nell'occhio del ciclone. Per cui io Serafino Massoni, vedo e prevedo che la bella ministra Danila Santanchè dovrà dimettersi. Vedo e prevedo, io mi chiamo Serafino Massoni, Sono questo qua, vedete? Io sono questo qua. Lo sapete che ho già compiuto 83 anni? E ancora non mi posso alimentare, tutto sommato, Beh, quanti video che ho dedicato alla bella Daniela Santanchè, sin dal lontano anno 2007-2008, perché io sto sul web. Proprio dal 2007, pensate voi, pensate, eccolo qua Serafino Massoni. Ricordo i miei primi video, li trovate tutti su YouTube, digitate Serafino Massoni, Daniela Santanchè e vedete che sfilza di video che vi vengono fuori, usando sempre parole gentili e delicate, capito? Perché quando io fui preside dei licei e i docenti mi chiamavano l'esteta della parola. Sì, proprio così. L'esteta della parola. La parola l'ho usata per scrivere tutte le mie opere. Quanti video che ho dedicato a Danila Santanchè, cominciando da quando Danila Santanchè ebbe a dire, dal 2008, dal 2009, che lei è bella Danila Santanchè, che lei per far carriera non l'aveva mai data via. Non l'aveva mai data via per far ca carriera. Vabbè. Allora io in un video dissi che nell'antica Roma si soleva dire excusatio, non petita. Culpa manifesta. Excusatio, non petita. Accusatio manifesta. Che vuol dire? Chi si scusa si accusa. E gli antichi romani erano maestri del diritto, maestri del diritto, del grande diritto romano. Allora, adesso sembra che siamo arrivati al per Danila Santanchè alla resa dei ponti, alla resa dei ponti, perché la bufera è grande. Io purtroppo non l'ho vista quella trasmissione televisiva che sta alla base della bufera, però qua c'è il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore è un quotidiano finanziario, non sta mica all'opposizione, il Sole 24 Ore non sta all'opposizione. Sole 24 Ore, eccolo qua, io ve lo metto con il link a riassunto di questo video. Vediamo, ci dicono cose terribili, cresce la bufera politica su Daniela Santanchè, ministra del turismo ed esponente di Fratelli d'Italia, dopo l'inchiesta di Report andata in onda lunedì 19 giugno su Rai 3, relativamente alla gestione delle aziende Visibilia e KI Group, perché Daniela Santanchè è anche come si dice, c'ha delle aziende, ha delle aziende. Il fatto è che è stato detto che relativamente a queste aziende, relativamente a queste aziende, cioè
Siegfriedo Ranucci ha detto e ha documentato che le sue aziende finora sono andate tutte molto male. Il programma di Siegfriedo Ranucci ha mandato in onda testimonianze di dipendenti e fornitori storici e parla di bilanci in rosso, lavoratori mandati a casa senza liquidazioni, ditte messe in difficoltà o addirittura strozzate dal mancato saldo delle forniture. Da Azione, al PD pure Azione, di Carlo Calenda. Carlo Calenda, insomma, non è che si può dire che sta in mezzo. Da Azione al PD le opposizioni chiedono le dimissioni. Dipendenti non pagati, trattamento di fine rapporto non erogati. E cassa integrazione usata in modo fraudolento. Non sono accuse che possono essere lasciate cadere nel vuoto da parte di un ministro, ha attaccato il leader di Azione Carlo Calenda. Quello che sta emergendo, dice Carlo Calenda, quello che sta emergendo è incompatibile con un solo minuto in più nel ruolo di ministra della Repubblica. E si continua, e si continua, e si continua, e si continua, si continua. Giuseppe Conte dice che per Santanchè il tempo è scaduto. Il tempo è scaduto, capito? E che fa? Che fa la bella Santanchè? Che fa? Che dice che lei presenterà querela contro Siegfriedo Ranucci. Vabbè, e comunque qua la questione è grave, la questione è molto grave, per cui io Serafino Massoni vedo e prevedo che, anche se a malincuore, Daniela Santanchè dovrà dare le dimissioni da ministra. Giorgia Meloni troverà un'altra brava persona da mettere al posto di Daniela Santanchè. Come si dice, morto un papa se ne fa un altro. Quindi non è che Daniela Santanchè è insostituibile nel suo attuale ruolo di ministro. Poi, se o si dimette o se viene dimissionata, avrà più tempo da dedicare alle sue aziende, di cui si dice che sono tutte in rosso. In rosso. Beh, insomma, io cosa posso fare? Io ho 83 anni, non è che posso aiutarla, Daniela Santanchè, magari con dei soldi, perché non ce l'ho, però posso sempre far pervenire a Daniela Santanchè una delle mie opere. Vedi, Daniela Santanchè, sono tante le mie opere, sai, guarda, guarda quante opere che ho scritto. Se tu, Daniela Santanchè, mi farai pervenire il tuo preciso recapito postale, io, Serafino Massoni, sarò lieto di farti pervenire a mie complete spese postali una copia di qualcuna delle mie opere a tua scelta. Scrivimi, Daniela Santanchè, dimmi quale libro preferisci e io te lo manderò. Io ti consiglio uno di questi due. Attualmente sono tutte e due in libreria, Daniela Santanchè. Fammelo sapere. In calce a questo video, Daniela Santanchè, tu puoi scrivere. Grazie, Serafino Massoni, io sono Daniela Santanchè. Ho visto la cartolina che hai mostrato nel video, ho visto tutte le tue opere. Io, Daniela Santanchè, avrei piacere che tu mi facessi pervenire
al mio recapito postale a casa mia, tramite posta, una delle tue opere. Va bene, Daniela Santanchè, io non posso far altro per te, capito? Soldi non ne ho, posso soltanto mandarti qualcuna delle mie opere. Io ti consiglio una di queste due, capito? Perché sono tutte e due in tutte le migliori librerie italiane. Ok, Daniela Santanchè, a te Daniela Santanchè e a tutti voi che mi avete ascoltato, tanti cari saluti dalle opere di Serafino Massoni.